Da Vic Chase, l'attrice diventata famosa per il ruolo di Samara, la bambina della maledizione di Tering, è coinvolta in una triste vicenda che ha visto la morte di una persona, un amico dell'attrice, e che per adesso vede proprio la Chase in stato di fermo dalla polizia di Los Angeles. L'attrice, stando alle informazioni giunte nella redazione di TMZ, ha portato un amico in ospedale alle prime ore del mattino del 15 febbraio, dichiarato morto dopo poche ore. La polizia ha messo in stato di fermo l'attrice che, per adesso, non è accusata di nulla, ma avrebbe solo tentato di aiutare l'amico. Fonti della polizia, come riferisce ancora TMZ, spiegano che l'arresto di Davey Chase non ha nulla a che fare con la morte dell'uomo, ma c'è la volontà di chiarire cos'è accaduto al ragazzo nelle ore precedenti al ricovero. Davey Chase sarebbe stata con lui nelle 3 ore precedenti. Nata a Las Vegas, figlia di John Squaglieri e Kathy Chase, ha iniziato a lavorare nel mondo del doppiaggio nel 2001, prestando la voce al personaggio di Kiro Gino, nel film anime giapponese La città incantata. Nello stesso anno è in Donnie Darko, un anno più tardi esplode nel ruolo di Samara Morgan in Tering di Gore Verbinski. Chi se ne frega.